Federico Scionti è il campione 2021 della Midget Italia Racing Series. Il pilota del team Costa Ovest agguantava il titolo vincendo anche l'ultima gara della stagione sulla pista del Mugello nel corso del quinto round del 2021. Gli avversari non sono certo mancati a Scionti, primo fra questi Francesco Malvestiti, autore di una stagione davvero consistente che lo vedeva arrivare a podio praticamente in ogni gara, compresa gara 1 al Mugello, proprio nella mattinata di domenica. Un risultato questo terzo posto di Malvestiti che metteva pressione a Scionti, col quale si presentava al via dell'ultimo round a pari punti e che non prendeva parte a gara 1, e che estrometteva definitivamente De Marco dalla corsa al titolo, nonostante la vittoria dello stesso pilota di Ala Racing proprio in gara 1. De Marco pagava dei passaggi a vuoto in stagione che la costanza dei suoi avversari rendevano un peso troppo pesante per ambire alla vittoria finale. Scionti si presentava quindi in griglia di gara 2 con la consapevolezza di dover almeno eguagliare il risultato di Malvestiti, ovvero il terzo posto tra gli italiani, esclusi quindi gli eventuali wild card che si potessero inserire in classifica. Scionti tuttavia aveva dalla sua la consapevolezza di essere molto veloce, tanto da partire dalla pole position, e la presenza di altri piloti veloci, Mainetti e De Marco, che in qualifica si interponevano tra sé e il suo avversario diretto. Al via Scionti mantiene il sangue freddo quando De Marco lo affianca sul dritto provando il sorpasso alla San Donato. La linea interna lo aiuta a mantenere la testa. La scena si ripete il giro successivo. De Marco questa volta sembra essere definitivamente davanti, ma la sua macchina scivola leggermente in percorrenza. Scionti riesce quindi a rimettersi davanti al rivale. Questo sorpasso mette praticamente fine al confronto, da qui in poi Scionti è costantemente il più veloce in pista e scappa via, scavando un solco che ben presto sfiora i 3 secondi. Alle sue spalle Malvestiti deve vedersela con il francese Macqua e con Mainetti in splendida forma al Mugello questo weekend. Un duello questo che tiene lontano Malvestiti dalla vetta e non gli permette di lottare veramente per la vittoria del titolo. Un titolo che Scionti fa suo con pieno merito, festeggiando alla grande sotto la bandiera a scacchi e poi con il proprio team in pit lane. Se Scionti vince l'assoluto e la classifica pro, tra i giovani piloti della Junior è Alessandro Mainetti a vincere il titolo, suggellando una bella stagione in cui ha saputo migliorare costantemente le proprie prestazioni. Tra i più esperti AM, la spunta invece Papa Russo, nonostante i problemi avuti in gara 1. La stagione 2021 si chiude in bellezza sul podio del Mugello, ma già il sipario della Mirs si apre sul futuro. Nella stagione invernale sarà l'eSport a tenere vivo il campionato, che tornerà poi in pista con tante certezze e molte novità. Un 2022 che in un certo senso è già cominciato.